Perché siamo in diretta insieme a lui, il dottor Emanuele Tosi, il nostro veterinario di fiducia, infatti in arte si chiama Zio Vet. Ben ritrovato. Grazie, buonasera Francesca, buonasera a tutti i radiovideoascoltatori. Oggi di cosa parliamo che riguarda sempre i nostri pelosetti? Ah, oggi parliamo di glutine, questo veleno del mondo moderno. In realtà non è un veleno, nessuno me ne voglia per questa affermazione. Il glutine è una proteina importante che troviamo in tutti i quasi tutti i cereali, o per quelli che consumiamo di più. Uh-huh. Il glutine, però, se tu pensi la definizione, o meglio la traduzione di glutine dal latino, significa colla, quindi è una proteina che tende un po' ad appiccicarsi alle pareti del nostro intestino, e quando gestito in maniera non proprio controllata può dare a quelle famose intolleranze che portano alla celiachia, che è una malattia importante, riconosciuta, è l'unica intolleranza insieme al lattosio di cui vogliamo parlare nell'uomo. Nell'animale non c'è questa intolleranza, però dalla mia esperienza vi posso dire che il glutine a volte in alcune razze, in alcuni soggetti, è un po' fastidioso. Ma per non demonizzarlo, come possiamo fare? Dobbiamo togliere i cereali? Assolutamente no, perché ci sono tanti cereali che contengono carboidrati che sono privi di glutine, quindi i famosi gluten free, quali possono essere? Uh-huh. Sicuramente il riso, sicuramente il miglio, sicuramente l'amaranto, ma soprattutto, e voglio spendere due parole in più, per la quinoa. Parlando di quinoa parliamo anche di sostenibilità, perché farebbe molto bene anche alle nostre pancia, al nostro intestino. La quinoa, attenzione, non è un cereale, è uno pseudo cereale, però ha una buonissima quantità di carboidrati, ha ben 4 grammi di proteine su 100 grammi, ha un'ottima fonte di fibre, è un'ottima fonte di grassi e soprattutto è un apporto di minerali e vitamine non trascurabile. L'unica cosa che devo, diciamo, raccomandare nell'uso della quinoa, che è semplicissima da preparare, ma va sciacquata estremamente accurata, estremamente in maniera accurata. Perché? Perché la pianta della quinoa produce una sostanza per proteggere proprio quello che mangiamo, che si chiama saponina. Questa saponina non fa bene al nostro intestino, ma soprattutto non fa bene all'intestino dei nostri pelosetti, quindi sciacquatela bene 2-3 volte e poi usatela come fonte di carboidrati. È sicuramente meno fastidiosa del glutine e apporta gli stessi, diciamo, la stessa quantità di calorie, per cui non demonizziamo nulla, ma andiamo a trovare sempre le soluzioni, e ce ne sono tante. Affidatevi a tanti colleghi professionisti, e poi c'è anche Zio Vet, e quindi che, sempre a disposizione. Esatto, Zio Vet sempre a disposizione. A proposito, ne approfittiamo, se avete qualche domanda per il vostro pelosetto, qualche curiosità, qualsiasi cosa, lui è a nostra disposizione. Scriveteci pure via WhatsApp o Telegram al 335 700 2131, o meglio leggete il suo libro Pet Parent, come diventare il genitore perfetto del tuo cane, che contiene consigli pratici di educazione alimentare e comportamentale per il benessere del tuo figlio a quattro zampe. Lo trovate anche sul sito ziovet.com. Grazie mille al dottor Emanuele Tosi. Grazie a voi. Appuntamento a mercoledì prossimo. Ogni giorno ti teniamo compagnia con la musica, le notizie, i consigli e le curiosità. Radio Linea numero 1, la radio che ascolti e vedi.